sono convinto che ho fatto la scelta più giusta. Sono molto contento, mi sono subito trovato bene sia con i compagni di squadra, la dirigenza, gli allenatori, con tutti. Guarda, la prima cosa è la città, devo essere onesto. Io sempre ho messo tra le mie scelte il posto dove vado a giocare, e essendo una città tra le più belle d'Italia ma anche del mondo, era una scelta più che facile. Gli ultimi 2 o 3 anni sentivo parlare molto bene della società, di tutta la dirigenza, gli allenatori, un po' tutto. Poi l'anno scorso, con l'ingaggio di Setka, si è parlato ancora di più. Io guardo sempre gli obiettivi della squadra. Secondo me siamo una squadra giovane che ha voglia di imparare, di far bene, di mostrarsi. Poi io personalmente ho questa sfida di aiutare, perché mi piace molto lavorare con dei giovani, è una motivazione in più. In particolare no, un nome su tutti no, ma c'è Francesco, che già si vede che ha delle potenzialità enormi. Poi c'è ovviamente il portiere, che già è stato convocato in nazionale maggiore. Poi c'è gente con cui ho giocato contro nei anni passati, come Claudio, come Roberto, come Michele. No, ho trovato una squadra molto unita, molto preparata e con la voglia di far bene. L'emozione che mi ricordo di più è proprio orgoglio, nel senso rappresentare comunque la tua nazione e fare un risultato ed uscirne fuori con un premio, diciamo, con un traguardo importante, è stato molto soddisfacente. Secondo me, per crescere ormai, per fare sport, per crescere come sport, devi puntare tanto sul marketing, sul vendere un prodotto. Se tu lasci le cose al caso, non aggiungi nessun obiettivo, rimani dove sei, anzi c'è più probabilità che vai indietro invece di andare in avanti. Guarda, la mia promessa è che sicuramente tutti daremo il 100% e scenderemo in acqua sempre per far bene.